Ciao a tutti e benvenuti in live, ragazzi. Oggi siamo qui su GTA 5. Ecco qua. Eccoci qua. E siamo qui con tutti. Ecco qua. Sono qui. Ok. Non è perché da lì ti sei spostato lì. Sì, sì, esatto. Don't worry. Allora, per sapere dove fossi scappato. Sta dando i paracaduti, quindi ti Ottimo. consiglio. Sì, ti consiglio di. Orlando, paracadute. Non dico nothing. Grazie. Cosa vuol dire? I soldi, ragazzi, ce ne metto con i due. Io c'ho paracadute, però non c'ho i soldi. Devo ritirarli. No, devo ritirare. Prendete una bella macchinina e datevi il banco più vicino, io vi aspetto. Intanto devo preparare l'aereo. Però anche uno for me. Ciao Frank. Ciao, mi carico. Tacca caca manna malura. Sì. Avrei anche uno for me di questi ombrella. Ci sono in ufficio, vieni. Tieni questo, tieni questo. Ce l'hai il doc? Sì, tieni questo. Ma che cazzo? Voglio gli piace quello dell'ufficio. Tieni. Ok. A posto, io riprendo quello in macchina, tanto ce l'abbiamo. Questi brandizzati dall'ospedale. Oh, yeah. Brandy, funzionava meglio? Beh, sì, sono proprio. Porta un po' sfiga qua dentro, forse. Oh. Vabbè, tanto se tu non devi c'è cosa? Cosa che porta sfiga? Ah, l'ombrello, Cosa? Tu ti butti, Takumi? Forse è meglio che resto qua. Così. Non si sa mai. Siamo a sensazione. Sei l'unico medico in questo momento in servizio? Non lo so, forse c'è anche l'altro. C'è anche l'altro, poi vieni tu a buttarti. Vai in radio, chiedi se c'è qualcuno. Vediamo se risponde. Vediamo se funziona come. Ma senti, ma che cazzo? Moriva lo sceriffo. Cosa, scusatemi? Che già ieri un po' incazzatello, è zitto che io lo faccio quanto voglio. Che cosa? Sì, niente. Cattivo. No, però sempre... Vado un attimo su Lifebook. Cattivo. Oddio, no, quella Formbook. Non penso che quello sia Lifebook, Elisa. È Lifebook. Sì. Ah, allora su Lifebook metti delle tue immagini un po'. Ma già fu. Oddio, mi si è bloccato il tablet! E niente. Ok, ora non lo vedo più. A posto? Che okay. Bravi, ma mi sentivate quando parlavo? Sì. Ah, ok. Sono su Lifebook. No, questo colore è proprio. No. Sì. No, questo colore. Oh, Severino. Sì? Potrebbe di salire senza buttare? In che senso? Salire soltanto per fare viaggio? Sì. Perché no? Ok. Perché si cacchi? No, non potrebbe mettere paracaduto. Povero. Non lo puoi mettere tu? Fidami. Sei nato proprio così? No, non riuscivo a rimettere, tenere io. No, venire. No, e tanto io non vengo, però non si sa mai. Io me lo metterei andate, e poi andate. Semmai non lo usi. Però è male, no. Andiamo, se no non si può salire. Orlando, qui tu? Sì, guido io, sai, il mio lavoro, Lisa. No, non salire in questo che c'è fuma già. Aspetta. Ma e quindi fare fuori per quello grande? O lo sistema o io non ci salgo, ti dico. No. Vediamo se è... il meccanico riesce. Nemmeno, Non è conveniente questo aereo. Vediamo se il meccanico riesce a aggiustarlo. È un terribile Savoia Marchetti dell'82. Che cosa? Savoia? Savoia Marchetti. Devo precipitato ben 5 volte. Ci siamo? Fuma un po' questo aereo. Ah. Fuma. Sì, l'ho guidato io ieri. Prendi il... Tu non c'hai l'ombrello, Willy? L'ombrello non ce l'hai? Sì. Io ti rubo l'ombrello. C'è lo spazio sotto l'ombrello. Sì. No, cosa sto facendo? No, io mi dissocio completamente.
Cosa pensa di fare, oh? No, Frank. Tutto. No, 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 no. Frank finisce molto via, male. Via, via. Proprio via. Vuole fare una cosa del genere. Dov'è Orlando? Orlando. Io l'avrei fatto provare comunque, non si sa mai. E poi saremmo saltati tutti in aria. Caso può provare a vedere il motore, ma è meglio provare. Se lo fa Jack, lui è molto più esperto. Sì. Ma non c'è Jack. Sì. Piuttosto guardane un altro, ce ne hai di altri abbastanza grossi? Fate. Sì, solo che io devo parcheggiare via questo prima. Vabbè, ma fino a parcheggio ci arrivi. Manco due, non si non va avanti, però ragazzi. Spingilo, spingilo. Non è meccanico, provi a aggiustarlo. Non si può più. Non penso può. Dall'ala, sì, teoricamente. È strano che però non... Dall'ala, prova da lì. Una cosa, turbina, dai. Ma qua, qua. Orlando. Mancavano le lamelle, Orlando. Mancavano le lamelle, qua, sì, qua. Orlando, ma per caso l'hai chiuso? Tutto. No, no, non è chiuso. Non si può chiudere l'aereo. Sì, sì, si può, si può. No, solo l'elicottero si può. No, pure l'aereo, anche pure l'aereo. Orlando, guardate che se questi volte qua vicino alla, qua vicino all'ala, sì. Oddio. Ecco, prova. No, però mi sa che non si può entrare dentro perché è rotto, giovani. Mi sono bloccati di chiesa. Te lo dico se è rotto. Mi sta fumando, ragazzi, come non è rotto. Io prima, quando c'ero dentro, non si muoveva più. Così tanto. Vabbè, ragazzi, pensate quello che volete, non so cosa dirvi. Non si accendeva più e non si muoveva più. Questa volta cadere, io morivo. Severino. Appunto, prendiamo quello di Severino, dai. Ah, bella idea, bravo. Ah, è vero, Severino, prendilo tu. Che bravo, Severino. Troppo forte. Sì? Questo. Possiamo prendere il tuo? Il mio bravo Polenta! È quello grande, prendi! Sto peggio di questo! Ma anche quello più grande? Sì, c'è anche quello più grande! Severino, vai, prendimi fuori un aereo che vuoi tu! No, lo posso pure cacciare, ma... È messo peggio! Sì. Vabbè, ragazzi, facciamo così, andiamo tutti su Monte Ciliad e ci lanciamo dal Monte Ciliad! Oddio, allontaniamoci! Ragazzi, ho un'idea, vi prendo! Siamo tutti dalla Mesh Bank! Vi porto avanti! Vi porto avanti e dietro, magari Severino prende l'altro elicottero, facciamo due turni. Allora io prendo quello degli sceriffi. Non puoi, figo, non so se vuoi farti il figo, se non ti licenziano, figolo. No, mi licenziano, se lo faccio. Se qualcuno ha un'arma, okay. Potrebbe farlo esplodere, così ce lo ripariamo. Io non le ho. No. Sì. Ma provi, non riesci a ripararlo da nessuna parte? No, ieri no. Solo gli elicotteri. Ieri manco dall'ala, dalla sua cima. No, non sono cosa tua, no. Ma... solamente i meccanici come Jack possono riparare gli aerei. Ha provato anche lì nell'intersezione tra ala e aereo. E qui funziona il telecomandino, forse funziona anche il suo... Ehi, ti ho provato tutti i posti diversi. No. Niente. Vabbè, allora facciamo dei... Allora vi porto sul Monte Ciliad, prendo l'elicottero, primo il gruppo, partiamo! Sì. Io ho proprio paura di Orlando, a atterrare sul Monte Ciliad. Guido io? Come farà a atterrare? No. Come farà a atterrare sul Monte Ciliad, Orlando? Ma sì. Andiamo insieme? Ma sì. Tutta andiamo. La famiglia. Al massimo uccide la famiglia e basta. Non posso. Non funziona. Niente. Non potrà mai tirare fuori l'elicottero. Io mi allontanerei un attimo, che qua. Come fai a lasciarmi i comandi? Il villaggio giù? No. Sì, fa no. Non ho mai salvato un elicottero. Ecco signori, salite per il primo viaggio. Andiamo. Vabbè signori, io vi saluto, ci vediamo. No, andiamo. Io resto qua di backup. Andiamo. Sì, mi vengo a riprendere, Elisa, se succede qualcosa scrivimi che arrivo con l'elicottero. Sì, scrivo prima di morire, ciao. Ciao. Ma? C'è un gatto qua dentro. Dove? C'è un gatto davvero? Sì. Ma fatelo scendere, poverino. No ragazzi, se il gatto di merda di ieri impazzisco, siete seri? Se dovesse andare male, oh mio Dio cosa sta succedendo, oh mio Dio l'aereo prende fuoco.
Oh, vabbè, finalmente. Il riceverino prende fuoco. Ragazzi, rimango un po' qua, mezza quota, per godervi lo spettacolo. Ah, bello. Okay, fate delle foto se volete. L'ho già fatto. Ok. Perché gli hai della Severina Airlines se sono tutti messi così male? E quello che cassa il pilota. Vabbè, perché sono messi così male, non c'è... Facciamo il volo di Elena e quell'altro, praticamente. Ma non ho capito, scusa. Eh? Non ho capito cosa hai detto. No, no, niente. Vabbè. E questo è il Monticiglio, giusto? Così dicono. Cosa dicono, dato? No, sto beccheggiare mi sta a fare la vomitata. Dai, intratteniti, cazzo, che mi avrete vomitato 100 volte dentro gli elicotteri. No, dai! No, cerco di saltare. Vicino a te. Ma che schifo, è quel cazzo messo. No, dai, siamo arrivati, non vuoi vedere. Orlando, atterra bene, non voglio morire. Sono il pilota più professionista, signori e signori, non vi preoccupate. Un po' lungo. Anche se c'è buio non si vede un cazzo. Cosa? Non vedi niente? Io un po' buio. Chi va così? Chi va sti versi? Io. È Borgiano, cazzo, smettila di avere i conati. Fa l'uomo, cazzo. Borgiano, fa l'uomo. Non te lo faccio dire l'uomo, si vede sulle gengive. Qui a te. Oh mio Dio. Scusa? C'è la bara lì, c'è la bara! Ma come stai litigando dietro, cosa succede? No, che cazzo! Dai, poco più avanti! Dio, qui c'è il sasso, avanti! Vai, appena avanti il sasso, vai, esatto. Vai, a destra! Dai, va bene così! Scendo! Prego, vado a prendere gli altri, ciao. Arrivo! No. Non lamentatevi più di come volo, che sono perfetto, Chi è che fa questi atterraggi? Cazzo! Ma dov'è sta bara? È là sotto, guarda, vieni a vedere! Andiamo a vedere la bara. No, qua, non qua, vieni qui. Ah! Cazzo. Qui, eccola, guardala. Wow. Ma sei morto dentro? No, no, è vuota. Ah. Ma è scappato, vedi, c'è il buco. È il morto che è scappato qua. Guarda, 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 guarda qua, guarda, guarda, eh. Ah! Ma... ma... la testa ci entra bene però. Beh, signori, siamo visti, eh. Qui guarda, oh là. Finché è morto, mi metto comoda, pare. Comoda qui dentro. Questa è una delle tue più grandi citazioni, Isa. Occhio al paracadute perché... stai sfidando la sorte. Sì, sì, continua, continua. Mamma mia. Che alto, Willy. Eh sì, fighissimo da qui. Vai, Borgiano, mutati. Che morbido. Da qui mi sa che ce la fa tutta di faccia, però. Madonna Elisa, sta attenta, che ti ho visto malissimo. Ma chi è che qua gli ha un abbraccio? No. Bella simpatica. Ora? Qui sì. Guarda, fratellino. Andiamo su, ma che sono qua. Opla. Opla. Ecco qua. Vediamo quando arrivano col prossimo elicottero. Vediamo un attimo l'aeroporto dove sono. Ok, ora è atterrato lì all'aeroporto. Vedo qualcuno, allora, vedo qualcuno correre, sì. Oddio, chi è? Ma è Borgiano, che spavento. Sì, sì, è lui. Vedo qualcuno correre verso gli elicotteri.
Dove vedi tu qua? Non sto guardando col cannocchiale. Ecco, è partito. È decollato. Sta arrivando, lo vedete ora? Ora dovete vedere le luci che luccicano qua. Eccolo là, lo vedi? Le lucette. Sì, sì. Però abbassiamo due gocce d'acqua. Sì. La mettete già così? Ci mancano solamente Scarlet adesso. Esatto. Abbiamo due gocce d'acqua. Tre gocce d'acqua. Sì. Oddio, non perso di... Non vedo più le luci. Ah, eccole qui, ecco. Non più le lucette, erano un po' più bassi. Eccoli qui sopra. Ma si schianta magari, o più veramente, allora vediamo arrivare. Don Orlando me lo aspetterei. Orgiano, tornati da lì, sennò potrebbe tirarti sopra. Più che altro, non siamo un po' troppo alti, noi, non è che magari ci colpisce. Sì, sì. forse ci abbassiamo, esatto. Giù di qua, ma non si sa mai. Vedi, però sta imparando, eh. Sì. No. Un po' troppo lungo. Madonna. Qua dall'albero! Cazzo l'albero. Oddio, Borrelli scemo proprio, ah. Sì, ma anche lui che... Ok, il medico... Ce la fa... Ah, anche il medico è arrivato. Sì, c'è anche il medico. Vieni che facciamo la foto di famiglia. Esatto. Danny. Facciamo la foto. Sì, Elisa nel mezzo. Vai, sali Danny. Aspetta, fa stare medico che devo fare una cosa molto bella. Mi sa che... Ah. Eh? Mi sa che questa me la tengo accesa perché almeno se vedo venire a recuperare... Così così tu, va bene. A posto. Chi fa la... Ma sei cattivo. Perché? No, Dani, è ridicola questa posizione, smettila. Ci fate una foto, per favore, da giù. Borgiano, ci fai una foto, per favore. Borgiano, ci fai una foto, per favore. Borgiano, tu non c'entri nulla con noi. Ma come la foto? Io mi sono una bella posizione. Non c'entri nulla con noi. Guarda, indico pure l'infinito. Ma tu non sei un cecchetti. Non c'è un cecchetti. Indico pure l'infinito, che cazzo che me ne frega. Non sei un cecchetti. Mi sembra un po' esagerato, Danny. Poi ti licenzio l'altro fratello. Esatto. Mio fratello. Ah già, è vero. E basta queste armi. Esagerano per davvero. No, passala. No. Sì. Beh. Qualcuno faccia una foto, non l'ho molto mai do. Chi fa la foto ha un bonus antimulta da Borrelli. Guarda il dottore velocissimo. Mamma mia. Tanto il dottore non li molto male. Ah no? No. Non multerei mai un'auto medica. Anche a 200 sulla quelle... in città. Quelle in private però spento. Sì, Già Ciro avrei potuto multarlo per 184 in autostrada, ma... Vabbè, ma Ciro lo potevi fare. No, perché tanto già rubava... Cioè, non erano soldi suoi. Ma come? Come non erano soldi suoi? È del mio orologio, vero? Sì, ma in giro anche quei soldi degli altri, Ciro. No, è che lui prende gli orologi. Cosa vuol dire prende gli orologi? Sì, eh. Ah, è il suo business. Ai morti? No, ai vivi. Ma scusa, lui non è il dottore, Ciro. Sì. E ruba gli orologi. Sì. Di Napoli. Ah. Quindi però è tutto normale. Sì.
Sì, ma dottore, che casino. Oppia. Qui Orlando dov'è? Ok, quindi ci vediamo se cadi col paracadute, Danny. Ci vediamo. No, ehi. Cosa? Eri là che slimitavi, mannaggia qualcuno. È ancora giù Orlando. Ecco la partita. Oh, dai. No! Volete la moto per scappare in caso se non volete buttarvi? No. Ops. Ma ce ne fa bisogno. Cosa? Andate senza casco. Sì. Senza la ruota, basta. Senza no. Casco, dove vai? E Ciro. Ah, c'è il casco. L'importante è che non sia Ciro quel casco. Non so prima prendermi. Oh. Ciro è quello con la maglietta blu. Ciro è quello che è venuto prima a prendermi a me. No, quello è Rudy. Ha una maglietta blu, okay. Ciro. Eccolo qua, Orlando, sta arrivando. C'è le scarpe sdraiate. Poi su chi è Canciocchino che lo tiriamo giù? Cosa? No! Ma scusa, ma suo papà lo vuoi uccidere così subito? No. A me l'aspetta un po' di giorno. Sì. No. Ce la fa Orlando? Eccolo. Danny, devi capire che se vogliamo l'eredità prima deve morire Robert. È vero. Il fratello ricco. Tanto lui è già morto. Basta che lo multo. È vero, molto Robert, così i soldi vanno a David, che è l'altro nostro fratello, che è il mio capo. A David vanno i soldi? Delle mie multe, sì. Sì? Sì. Poi ce li dividiamo. Sì. E poi li dividiamo fra di noi. Ok. Stonks. E lì se Borgiano li spostassi. No. Addio Borgiano. Sarà in testa. Madre. Madonna. Ma col cazzo. Parcheggiato. Come l'ha parcheggiato? Ma non lascia così. Cosa sono questi? Io la vedo un po' male. Io la vedo un po' storto l'elicottero, eh? Sì, no, perché è storto. Sono punti di vista, dritissime. Allora, c'è qualcuno che ancora non ha il paracadute prima che succedano dei... Orlando, scusami un attimo. No, un secondo tutti quanti. Orlando, devo chiederti una cosa importante. Tutti butti? Questo lo scoprirete tra la prossima puntata. No, perché se lasci l'elicottero qua, lo sai, è vero che dopo ti serve un passaggio fino qua sopra per riprenderlo? Certo, non ti preoccupare, no, c'è una bella cosa. No. Ascoltate un attimo, qualcuno manca il paracadute, alzate la mano. No. Io non potrei usarlo, tanto non dovrei buttare. Ok, reputare. Allora, 1, 2, 3, 1, mi dovete soldi. Tieni Orlando. Uno e due mi devono mille dollari. Poi chi c'è? Volete che detto che... Ragazzi, siete quasi tutti a gratis, cazzo. A me. Polenta. Tieni. Ti chiama Polenta? Perché sono giallo. Ma... niente. È il cantante di giallo, però non è solo giallo. Che è giallo paglierino. Faccio vedere da dove ci si lancia, venite. Indossate innanzitutto tutti i paracadute. Già indossati. Già fatto. Così come faccio io per chi non l'avesse fatto. Bravi, bravissimi. Perfetto, seguitemi. Io ho preso l'elicottero senza paracadute indossato. Oioioi. Mi sono affidata un po' troppo di Orlando. Ma che sono tutti sti cosi rossi, sti stick rossi qui? Sono cose che utilizza Borgiano quando è da solo in bagno.
Allora io devo anche pisciare, quindi perdonatemi, ma volevo farlo da un punto molto alto. Prova a farlo in volo. Questa poi con questa. Farlo in volo. Ti spiego, no! No! No, no, che si Willy! Grazie per il follow, Raffaele. Ciao, Ferra, oh, vediamo, vediamo se si ribecca. A posto? Che bravi, complimenti. Grazie per il follow ancora. Preparate un motore per Torrelli, per favore. Madonna, stavo scivolando fortissimo. Ma voi l'avete già provato da qua, per curiosità? Sì, no. Sì, no. Io sì. Non lo farei. Ma sì, fallo, ma fallo. Io sì, l'ho già fatto da qua. Mettiamo là e via. Okay. Io l'ho già fatto da qua. Va bene, no, va bene. Però non da qua, Orlando, non da qui, Orlando. No, no, Orlando, dal ponte. No, ecco. Oh, allora. Si è buttato. Cazzo. No, Orlando! No! No! Orlando! Dove è andato? È caduto! È caduto! Ma che cazzo? Orlando, il nostro istruttore di volo. Condoglianze, Severino. No, Willy, il papà. Lo vedi? Lo vedi, Willy? No, sto cercando. Andiamo su un pilastro, là lì lo vediamo forse. Dalla sinistra secondo me. No, non scendete qui. È andato con la moto? È andato giù con la moto, è andato. Teoricamente sì. Giù di qua è andato? Credo di sì, ma non so dove sia Orlando, questo è il problema. Ma il medico? Credo. Perché c'è ancora una moto. Il fatto è che l'elicottero è chiuso, quindi dovremmo andare con il paracadute fino all'aeroporto. Per poi. Perché Orlando non l'ha chiuso? Eccolo lì la moto. Ma lo vediamo da qua Orlando, no? Ma cos'è quella roba? Un casco è caduto giù, guardalo! Il casco! Il casco. Ma laggiù nella gola. Ma il medico che va giù con il motorino, va giù con la moto? Va con la moto, sì. È l'unica maniera per provare a riprenderlo. Altrimenti si potrebbe andare fino all'aeroporto. Ma vai giù con la moto tu? Eh? Vai giù con la moto di qua? No, che di qua mi ammazzo. Lo vado a prendere dall'altra parte, faccio il giro da... Ma sai dove è finito? Vabbè, qua si finisce solo da una parte. Ma se si ferma a metà? No, vabbè, più o meno lo vedo. Senti, di a Borrelli di mettersi sulla frequenza 210, almeno gli parlo. Ok. Danny, mettiti sulla frequenza 210. Ciao, grazie. Devo prendermi la radio anch'io, mi sa. È in contatto col vice sceriffo scelto Borrelli, Danny, prego. Ma vaffanculo. Oh, what's that? Vai, Takeshi. Pronto, Toto? Pronto? Dove... Lo sto andando a riprendere, vado da Palermo. No, c'è un po' problema, siamo sul Monte Ciliate, Orlando è caduto nella gola del Monte Ciliate, caruto. Porca miseria, devo salire. Guarda se magari qualche pecoraro lo vede, che ci chiama. Ci sono anch'io in questa rad, ci sono anch'io. Che cazzo vede? Io non bello, ma... dove essere? Oh, fa il bravo. Oh, di quel punto, Willy. Non lo vediamo. Io lo vedo forse. Io no. Ah, sì? Spostati tu, mamma mia, con la maglietta da idiota. Tiro un pugno. Potere sei lui. Severino, tu l'hai visto? No, però la prima parte sicuro non c'è, secondo me sta dopo il scossone là. Dopo cosa? Dopo il crostone, madonna. Qualcuno a Grimaldelli?
voi? Non capite? Hai un grimardello per caso? No. Mannaggia. Io ce l'ho! Magnifico. No, non ce l'ho. Come? Ma... No. Zona spinto che ti vedo male. Andiamo a vedere dove è Orlando. Hai la posizione tu per caso? Sì, 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 mi ha chiamato uno che stava col deltaplano. Col deltaplano? Sì, uno col deltaplano mi ha detto che ha visto un vecchio di merda, quindi ho detto vabbè, sicuro è Orlando. Perfetto. Ok, uno riesci a raggiungere ora? Aspetta, chi è che si è buttato? Borgiano. Non lo so. Col paracadute. Ma perché? Si schianta, si schianta, si schianta, è morto. Vabbè, bravo, ma porca. Ora ce ne due da recuperare, Takeshi. Sì, bravo, lavoro. Decollo con Eagle. No, che fai da là tanto? Stanno messi di merda. Che scemo, Borgiano. Potete fermare le altre persone dal fare questa cazzata? Grazie. Allora, chi decolla gli sparo in volo, perché tanto muore comunque. Io lo sapevo che era un'idea di merda, da là è proprio un'idea di merda. Borgiano, è un coglione! Ha fatto la stessa fine, ok? No, più che altro si è lanciato per andare a riprendere, a cadere lì, cioè, come, non so come sperava di arrivarsi vivo. Ecco, io potrei prendere, cioè, se loro storicamente ora sono se uno si vuole statica, lanciare, andare giù a paletto, secondo è me una cosa ok. Potrei provare io. No. Sceriffo Barrello? No, Danny, dove vai? No, Danny, vuole buttarsi giù pure lui, no? Danny, non ti buttare. No, Danny, no, no, non scendere da qui. Non scendere, non scendere, che sono proprio risalire. Sì che posso risalire. No, però no, qui no. È complicato, ma purtroppo... Sì, no, non rischiare. No, Danny, lascia stare. Lascia fare al medico. Eia, non voglio scendere, sto cercando di guardare dove siano. Non ne vediamo qua. Avete visto dove è andato a finire quell'altro? Poco più in alto, penso. Tecnicamente sarà lì d'Orlando, non... Non credo si sia tanto spostato. Alla fine la gola è sempre a V e saranno finiti nello stesso punto statico. Ma Takumi dove sta? Ok, salgo dal letto del fiume. Scusa, andavamo con l'elicottero a prendere l'elicottero. Non possiamo. E l'elicottero è chiuso. Se oltre il pilota scemo che si cade giù di sotto, eppure che la pilota che chiude l'elicottero. E tu come scendi da qua se non c'è Orlando che ti porta giù? Non c'è sempre qualcuno che saprebbe guidare di quell'elicottero? È chiuso. Quelli moto con Nakagamamura. Cosa? Quelli moto dove c'è solo Nakagamamura. C'è Cradio? Ho un problemino, mi serve qualcuno mi venga a dare. Anche noi abbiamo un problemino. Avete bisogno? Due persone. No, ci sto. Cadute nel Ciliad, però dai, tutto ok adesso. Qualcuno che potrebbe accompagnare me giù? Non abbiamo nulla. Io sono tirate fuori due macchine. No, sto con la moto da cross nel letto del fiume. Un elicottero? No, proprio è inutile qua, è troppo stretto. Il letto del fiume tanto lo riesco a fare piano piano. Ma nel frattempo ci buttiamo. Perché andrebbe sempre male quando c'è solo Orlando. Ma questo è Borgiano, giù, non è? Risalire. Ho trovato Borgiano. E quell'altro? Non hai visuale sul vecchietto? Aspetta un attimo, faccio una alla volta.
posto. Ma quindi? Ok, Borgiano l'ho rianimato, ma è un attimo assente. Ma prova a riprendere Orlando. Ok. Ok, l'ho visto. Wonderful. Non l'ha trovato, quindi? Tutti e due, sì. Tutti e due? Sia sì. Borgiano che... Ma sono tutti vivi? Uno è vivo e l'altro tutti e due morti? Tutti, cioè. Teoricamente tutti e due vivi. Cioè, sto a dire... Orlando è a terra perché ha fatto il volo, ma Borgiano... Il problema è che è veramente ripido. Aspetta. Caso qua ci sono delle altre moto, se dovesse andare male posso raggiungere. Se dovesse andare male ci sono io. Aspetta. Chiamatemi se avete bisogno. Scusate, laggiù di sotto, se ci lanciamo col paracadute, laggiù di sotto non riusciamo a raggiungerli? Sì, sì, con la testa li raggiunge e fanno dei... Risalendo a piedi. Se volete viene Totò col fuoristrada qua su. Ma ci buttiamo, noi ce l'abbiamo il paracadute. Sì, appunto. Ma non tutti possono buttarsi. Quello che non si può buttare si farà raggiungere. Lo veniamo a recuperare. Sì, il signor Totò a metà strada ci può prendere, noi scendiamo a piedi. Sì. Sì. Forse è il caso allora. Io mi butterei verso quindi. Sandy piuttosto, non verso Borrego. No, scendi un casino. Non si riesce a lanciarsi bene verso Sandy, scusa. Sì, da là si lancia verso Sandy. Da là venite, seguitemi. L'ho già fatto. Perché verso Sandy è molto male. Ok, ho recuperato anche Orlando, Da qua ci si lancia. Ci si lancia da qua e si va verso Sandy. Qua che c'è. Sarebbe molto più comodo. Vedi? Dov'è che è più o meno... L'aeroporto è laggiù. Sì, laggiù, si vede da qua. 150 linee d'aria. Ci lanciamo da qui, quindi? Facciamo una gita con i paracaduti, vedi? Secondo me sì. Ok, allora andiamo da qua. Vabbè, poi vedo magari se vengo io a prenderli, se con la moto. Ok. Perché John non può buttarsi. No. Sta venendo su Totò, sta venendo. Ah, sta venendo su Totò. Allora macchina. Dico, allora, Severina, sta venendo su Totò a prendervi, ok? Chiamo il Totò e lo dico. Vabbè, io inizio a scendere. No, stai fermo lì. Totò? Qualcuno? Pronto? Riesce a venire qualcuno su, quindi? Qualcuno può venire. Penso sì, ma sono voce distante. Perché c'è Severino, è un'altra persona che non si lancia con paracadute, quindi... sì, ma io sono con un morsetta che sono io, quindi... due persone ne sono. Che posso fare? Un morsetta, dovevo tornare in città. No, un volista ce l'ho, ma è quello rotto che si è rotto. Ma che li buttate? È uno solo. No, ce ne sono due il morsetta. Il pilota e il passeggero. E allora un posto. Fuoristrada non ne ho perché mi conosce quello rotto della gara. Ti ricordi la gara sotterranea che mi ha preso fuoco? Sì, quello è là, non l'ho fatto mai riparare. Non ne ho più. Allora vieni su con Monster Truck e fai due viaggi a questo punto, perché sono due persone da portare giù. Sennò va... Sì. Iniziali a scendere a piedi... Sono qua a 6 km oppure ci sia polizia, vedo. Ok, ciao. Giù. Ok, Totò sta salendo col Monster Truck, però posso... Dì, Grimaldelli. Non ce li ha, è già qua, Ok, niente, allora. Cioè, già qui sotto, cioè, non è in città, ecco, è Sandy, così. Va bene. Ci buttiamo da qui quindi noi? Segheria dove? Dai, andiamo. Sto arrivando, sto ancora scendendo. Semmai è pure per strada, diciamo, sulla strada di Palato accanto a... No. Alla segheria. Sì. No. Perché? La strada accanto alla segheria?
Ti faccio una chiamata appena arrivo per strada, senti. Mi sono tirato, non ho mai saltato, okay. Prima volta. Ho detto oh, di sì. Che bravi, vedi, vedi. Non so manco come si apre il paracadute. Quelli... Io non mi ricordo. Bisogna andato... aprire subito, direi. Sì, subitissimo da aprire. A distinto, immagino. Allora, wow, si lancia con la rincorsa, si salta una volta, così, tac, e basta, Okay. Non due volte, così, non così, non così. Morite, esatto. Come si apre il paracadute? Come si stira un pugno? Mentre voli, esatto, sì, mentre voli ti tieni il dito dentro. Quindi fai un salto, guarda, fai un salto così e poi apri il paracadute. Vedi? Così, guarda. Salto e pugno. Vedi? Così si fa. Vabbè, dai, io vado, ragazzi. Vai, Willy, ciao! Vedi, guarda come fa lui, tac, apre subito. Presa. Guardalo. Sì, arrivo. Adesso dobbiamo andare, eccola, vedi? Eccolo qua. Bella ricorsa, però, devi prendere. Io ho le vertigini, però, eh. Vabbè. Sul drop della Sebo. Vai, corri, un salto solo! Perfetto, l'ha aperta, sotto il rumore. Ti lascio andando sotto la rumore. Va bene, io vado. Mi butto prima io, tu per ultimo, così mi vedi dove vado io. Okay, ciao, mi sa che non ho... Oddio, ok, sì, eccola. Ciao. Ciao. No, aspetta, chiudo prima la radio, perché se no sento le voci, mi danno fastidio. Vado, ciao. No, Willy è caduto! No. Willy è caduto? Sì. Shit. Lo vedi? No. Shit, Willy. No, ma perché è caduto pure lui? No. Ma perché sono caduti? Entrambi sono caduti. Io credo che sia... Allora, è solo l'effetto visivo. Sì. Si sono rotti, ecco, non sono caduti. È solo l'effetto visivo. Altrimenti, niente. Dai, facciamo Romeo e Giulietta, via. Vabbè, Danny, se dovessi cadere, sappi che ti ho voluto bene. Sì. Ciao! Ah, ok, spero. Ok, lui ce l'ha fatta. Ce la farò ad arrivare fino all'aeroporto di Sandy Shores, eh? Che me mi tira un po' su così, perché sennò poi devo arrivarci. Infatti lui sta basando un po' troppo. E niente, piove. Se mi prendo un fulmine, mi prende. Sarebbe il colmo, un fulmine. Che basso, Danny. Se arriviamo a Sandy, non ci sono gli altri due, vuol dire che sono precipitati davvero.
Ok, li vedo, penso si siano ancora lì. Ma ancora che brucia sto aereo, ma... Opla! Una macchina, mannaggia. Dov'è Willy? È andato a salvare il fratello. Ma dov'è Willy? Cioè, come è partito? Sull'aeroporto. Sì, vado ad aiutare Willy. Aveva la moto da cross. Sì. Va bene. Ciao. Va bene. Aspettiamo qua noi. Ciao. Che facciamo? Boh. Ma ancora che brucia quell'aereo, eh. Aspetta. Ecco. Sì. Quindi... Dai, non è morto nessuno oggi. Ma Orlando e gli altri non erano comprati? Non ne sono a conoscenza, io sinceramente. Takumi, tutto bene? Sì, ho ripreso tutte e due. Okay. Willy è andato a salvare il fratello, ha detto. Fratello? Eh sì, ha detto che c'è un altro fratello, non so chi sia, eh. Vabbè. Vabbè, avete fatto il volo anche voi? Sì. Sì. È andata bene? Sì. Cioè, ah, per noi sì, per gli altri alcuni no. Meno male, compagni. È così felice lei, sceriffo? Mm-hmm. Sceriffo, sa che mi ha fatto malissimo? Devo andare in ospedale adesso? Io potrei denunciarla. Hai delle prove? Sì, c'ho testimoni. Vale. Testimoni. Elisa, hai visto qualcosa? Cosa? Ok. Elisa, per caso mi hai visto tirare un pugno al signor qua? Mi sentite? Ciro? Sì, avevo dovuto switch alla radio perché stavate parlando e dicendo cazzate. Sto parlando al telefono con il tassista. Ma che cazzo? Da dove stai? Ma perché? Ormai stai andando al tassista. Poi, cioè, metta la musica almeno. Ho dovuto stare di sinistra, ma è inutile che passi a prendere. Vabbè, okay. Se vuoi la metto io. Pedica abbandonata, ferma, bloccata, non sapre più. Gli metta un po' di musica. Metta, compagno. Ma dove sono adesso gli altri? Hanno preso, vediamo un po'. Teoricamente sono all'ospedale, credo. Boh. A Paleto? Adesso chiamo. Sì. Chiamo Takumi. Mi serve Borgiano, dica dove Takumi? È Borgiano. Sì. Non so perché ti sto chiamando, ma perché ti vado a chiamare anche in radio. Però dove li porti i due feriti? Stanno già a Paleto, in ospedale. All'ospedale, ok, arriviamo. Ciao. Ok, ciao. Andiamo all'ospedale di Paleto, li hanno portati. Questo lag. Sì, è bellissima sta macchina qua, mi piace.
neanche molto veloce. Ciao Maku, buongiorno. Stai guardando ieri il Vanilla tu? Demi, che cosa stai guardando? Perché sono là dietro? Ok, va bene, allora ti aspettiamo. Che cazzo ci fa il camion qua? Ma chi è questo qui? Orla? Ma... Demi! È stato bene. Ah, va bene, capito Marco. Ma che cosa stai? Non capisco. Oh, oddio. Mi sento male, sembrava. Va bene. Demi, va bene. Orlando? Sì, dimmi. Vieni un attimo. E vieni con me, cioè, ti porto sopra dalla macchina. L'elicottero. Me lo vedi ancora sulla del tuo GPS? Come? Porti su tu? Eh sì, lo vedi ancora sul GPS? Ma la porto io con il mio elicottero. No. Sicuro? Lo vedi anche tu sul GPS? Lo vedi ancora sul GPS l'elicottero? Sì, 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 devo, devo andare a prendere. Ti porto io quella fuori strada, ma che mi resta a terra. Orlando, dimmi figliolo. Ma non ti conviene mettere via il camion? Non si sa mai che quando... Ma di che è quel cavallo? Non ne so niente io. Danny, vieni con noi? Danny, vieni con noi? Ma chi c'è Danny? Borrelli. Danny! Me lo chiami già proprio così, Mi fidanzato. Aspetta. Aspetta, passa il finestrino. Vieni su con Scusate, noi. Scusate, no, figliuoli, Elisa, Borrelli, togli la radio. Siete entrambi i miei figli, voi mi state dicendo che andate a letto insieme? Sì. Fate sesso? L'incesto è legale qua. Danny, andiamo, vieni a casa mia. Vieni a casa mia. Allora di questa cosa ne parleremo, sia chiaro. Ci sarà una riunione di famiglia, Elisa, per questa cosa. Non vi dico che non va bene, però devo guardare. No, vado a prendere fuori strada e portare su Orlando al Monte Ciliad. Vabbè, ciao. Ciao. Grazie. Dopo faremo una riunione di famiglia per questa cosa qua che fate sesso tra voi. Potremmo tipo fare le orge familiari, ho pensato a questa cosa, sì sì. Tanto ormai siamo 7, 8, ci mettiamo tutti insieme, in cerchio. Ma il documento di adozione me lo dai? Sì, sì, te lo devo preparare. Prego, sali. Sì, se ti fermi a prendere una penna te lo preparo mentre saliamo. Ok, va bene. Perfetto. Ma se salgo anch'io qua? Ma infatti, sali anche tu, hai la penna, Danny? Sì. Me la puoi dare che prepari i documenti per Elise? Come? Sì. Sono qua in ospedale, vado a fare le consegne. Tieni. Diamine, Elise, ho pensato che adesso non c'ho la penna con l'inchiostro giusto per fare tutte quelle cose lì. No, Orlando, ma io oggi è il mio ultimo giorno. Ma te lo mando via mail se ci tieni Orlando, tanto. Ma io sai che io parto domani. Lo so, ma non posso farlo adesso, spero ti sia chiaro il concetto. Mi mancherai, Orlando. No, anche a me tanto, figliola mia. Sappi che anche se non c'è il documento, per me sei una figlia con le chiappe più soldi di tutte. Sono contenta. Orlando? Sai che sì, io le tocco le chiappe a tua sorella. Cioè, aspetta, voi siete sia fratelli che fidanzati. Mi stanno chiamando un attimo. Orlando, pronto, Takumi? Sta con te, Orlando? Sì, siamo riusciti a riprendere l'elicottero, perché sennò non può più tirare fuori sul veicolo. Io lo stavo aspettando qua fuori con un modo. Vabbè. Sono da prendere l'elicottero. Ciao. Stiamo salendo, ciao. Allora, ti faccio i miei complimenti. Per cosa?
per aver fatto aspettare Takumi. Da fare le sì. Visto che ti ha detto che ti avrebbe accompagnato lui e non gli ha detto un cazzo. Era, ma lo stavo per chiamare adesso, poi mi hai chiamato sì, tu. Come no? Vabbè, stai con gli amici sempre... tuoi, va. No, ma... dai, adesso devo chiamare Polenta subito, cazzo, altrimenti rimane arrabbiatissimo. Ma chiamata a me Polenta. Dai. Sì, in vacanze vado, dai. Ma vuoi che portiamo Polenta su con noi? Forse sarebbe meglio. Chiedi che se vuole venire. Sto provando a chiamare, non mi risponde. Ah, perché l'abbiamo abbandonato lì. E niente, poverino, andiamo a prenderla. Capito. Ma è che stava rimettendo in sesso... Takumi? Stava rimettendo in sesso... Vi ha risposto a voi Takumi, scusate. No, la radio con lui, teoricamente. Che prova a contattarlo, digli che stiamo arrivando. Andando all'ospedale per prenderti, che ci siamo dimenticati, scusaci. No, Orlando? Due minuti. Ma come ti metti sempre i vetrini oscurati nelle macchine, non vedo mai un cazzo fuori. Orlando, hai una caramellina? Che è questa? Sai che roba non segna più nel GPS l'elicottero? Sapete che non me lo segna più l'elicottero? Oh, è la caramella, finalmente. Sì. Sapete che non me lo segna più l'elicottero sulla montagna? Sei sicuro? Sì, sì, adesso sono sicuro. È meglio se passiamo prima Sandy. Forse okay, controllare se sei ritornato lì. Ok, no, allora se passiamo a Sandy... non so se prenderla a volante o meno. Takumi è qui? Non lo so. Takumi se n'è andato? Takumi. Mi sa che si è offeso. No, davvero? Takumi. Mi sa di sì. Dai, giù. Dai, giù, mi dispiace da te. In frequenza? Per favore. Dai, giù, mi dispiace tantissimo. Non volevo che si arrabbiasse Poletta. Ma una cosa molto importante, Orlando. Scusa un attimo. Sì. Mi hanno detto che tu fai le foto ai culi. Sì, ne vuoi qualcuna? Devo farti due domande precise. Sì. Hai per caso foto di Elisa? Orlando? Ecco, questa è più bella, sali Orlando. Oh, Orlando? Orlando, rispondi però. Orlando, non ti sentiamo? Ehi, mi sentite? Sì. Ecco, dicevo, no, di Elisa neanche una. Le cacciate tutte da qua da mia figlia. E di una certa Diane Ruth? No, adesso non è che scrivo il nome sopra il culo, c'ho un sacco la di chiappe. Delle sceriffi. Recluta delle... quella chiamata D? Sì. No, è troppo piccolina. Ah, ok. Fortuna. Ok. Spero. Sì, tranquillo. Soprattutto, bene. Ti aspetto lì. Andiamo, senti, grazie, lì. Ma senti, chiama Takumi. Ci riprovo. Anche se mi sembra che... spero che non ci sia rimasto così tanto, tanto. Vai. Lo chiamo io, va? Okay. Lo sta già chiamando, okay. Noi ci fermiamo che siamo con... Oh mio Dio, Danny! Cosa c'è? Ho fatto un incidente! Poi ho fatto un incidente! Guardalo qua, è finito! Danny! Figliuolo! Figliuolo! Danny! Hai fatto un volo! Mannaggia qualcuno! Niente sesso davanti ai miei occhi per ora, anche se sta poco bene, non è ancora finita. Come stai, Morelli? Di merda. Aspetta che ti do un bacino. Stai meglio? No. Chiamo Takumi, chiama. Chiaro, pensavo funzionasse. No, non chiamarlo, tranquilla. No, Takumi. Ma dove sei? Che c'è? Dove sei? Stavo venendo a prenderti per andare a prendere l'elicottero poi. A me? Eh sì, volevi venire con noi, ho sentito. No. Volevo portare di volta su Orlando, ho sentito.
Ma l'hai riportato su te? No, cazzo, sono tornato indietro, indietro a prenderti. Ma che cazzo? Pensavo no. Volessi portarlo anche tu e si io? Con noi. Sì. Ma che? Sono tornato al lavoro, punto. Ah, va bene, ok, allora. Ciao. Te la sei presa allora. Ciao. Ciao. Ma non se l'hai presa Takumi, eh? Come se l'hai presa? No, no, non se l'hai presa. Ciao. Stiamo proprio venendo adesso in aeroporto, sei andato in aeroporto. Poi comunque sì, io adesso penso che devo andare in Venezia. Ok. In pausa pranzo, torno tra una ventina di minuti. Sì, ci sono ancora, sì, va bene. Va bene, dai, in caso ci vediamo stasera o pomeriggio. Dai, ciao, dopo. Ciao. Può essere che sia già. Dopo devo darti delle cose che avanti da ieri. Ok. Va bene. Cosa che fate? Andiamo in aeroporto, andiamo in aeroporto. Orlando, no, Orlando io vado, quindi ci vediamo. Stai andando, ciao figliuolo, ci vediamo stasera, mi sembra. Oltre una mezz'oretta o stasera, non lo so, vediamo. Va bene, ciao ciao. Ciao. Ok, dai, ciao. Tenta non ribaltarti con l'elicottero, Orlando, ma i documenti quando me li dai, quindi? Stasera ci sei? Io già non ho capito. Stasera città ci sei? Oh, mi chiamo Willy un attimo. Probabilmente sì, però Willy? Sei vivo? Sì, 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 sono vivo, ho fatto un lavoro polenta pazzesco, è stato bravissimo. Polenta è bravo, secondo me dovremmo adottarlo. Sì. Io ci sto pensando, ma non so se accetterebbe. Beh. Adesso magari glielo provo a chiedere. Tu fagli firmare il documento senza... Sì, senza farglielo leggere. Sì, sì, sì. Bella idea, bella idea. Dico, firma questo foglietto, bravo. Sì, sì, poi dopo scrivi il resto. Prima glielo fai firmare quando è in bianco. In bella idea, bella idea, bella idea. Ascolta, più che altro, Orlando, dimmi. Non deve firmare Polenta. No. Col suo nome vero. Sì, ma io non so neanche qual è il suo nome vero. Come faccio a scrivere il suo nome vero nel documento? Takumi. Scopri. Takumi. Ok, vabbè, ascolta. Riesci a venire all'aeroporto adesso? No, sono in autostrada. Anche io sto andando in aeroporto, senti. Ma che cazzo. Ma che altezza siete? Cosa è YouTube? Siamo più o meno YouTube, sì, sì, più o meno YouTube. Ah, già là, cazzo. Sono venuto dall'altro lato io. Non è vero. Vabbè, va bene. Vabbè, se vuoi venire, c'è lì. Va bene, sì, ciao, già poco. Ciao. Stasera ci sei in città, stavo dicendo? Penso sì, ma tu ci sei? Sì, sì, stasera sì. Dai, allora magari se parto domani, domani mattina tardi, mattina tardi. Ok, ma magari ti faccio trovare il documento pronto. Va bene. Chi è venuta a ributtarti da lì? Scusami Orlando, ancora non ci penso io. Cosa? Chiedete venuta di lanciarti da lì. Ma non volevo lanciarmi, volevo andare dall'altra parte. Ma c'è l'aereo, sei venuto che ancora prende fuoco, ma com'è possibile? Ma lo vedi anche tu il fuoco sull'aereo? Sì, sì, certo, è anche un bel po' lo vedo. Com'è possibile che ancora prende fuoco? Allora, lasciami dell'elicottero un attimo, della postazione dell'elicottero. Prova a vedere se c'è. Sì. Per fortuna c'è l'assicurazione che viene a riportarli. Ma ci date due tutti funzionanti, ce li hai? Hai sì, sì, è perfetto, perfetto. Ma anche gli altri? Gli altri... Sì? No, questo qua è tutto fumante. Fallo riparare al meccanico. L'elicottero può ripararli, l'elicottero il meccanico. Ah, l'elicottero può? Sì. Cazzo, non lo chiamo, non avevo idea. C'era qui Frank, l'ho visto sul camion giallo. Lo chiamo. Mi aveva dato il suo numero oggi, tra l'altro. Frank Track, giusto? Sì.
si chiama Track di cognome. No, vabbè, possiamo chiamare Centralino e basta, però. Frank! Avrei bisogno di sistemare un elicottero, riesci a venire all'aeroporto di Seggi? Vabbè, che cazzo posso farci? Se vuoi essere pagato, cioè il tuo lavoro, non è che mi ti devo supplicare per venire a lavorare. Dai, ciao! Cioè, che cos'è? Cioè, ero qui, sti cazzi che eri qui, io ho bisogno adesso, mica 5 minuti fa. Giusto. Boh, io non ho paura. Comunque vado... grazie. E gli altri elicotteri invece? Gli altri elicotteri no, gli altri due persone poi... Quanti ne hai dentro? Tre, anche giusto? Anche quello piccolo che è esploso ieri? Tre elicotteri? Quanti elicotteri c'ha? Uno, due, tre? Tre, giusto? Almeno tre sicuro, forse anche quattro. Ma il quarto qual è? Io non lo so. Se non lo sa voi, quanti elicotteri c'ha? Quanti elicotteri hai, Orlando? Ancora... Madonna. Ho sbagliato. Insomma, c'è terra in testa, questo. Orlando, quanti elicotteri hai? Sì. No, pure questo li fa riparare. Anche questo? Eh sì. Vabbè, allora questo me lo lascio fuori che ci tengo. Quanti ne hai in totale? Tre? Sì, sì, tre. E poi quanti aerei invece? Uno, due grandi, quello sull'acqua. Cinque. Poi quelli due piccoli. Sono cinque aerei, giusto? Cosa? Hai cinque aerei e tre. Sei, perché non sei anche... No, no, gli aerei sono tre. No, gli elicotteri sono tre, gli aerei, sei, sette, boh, non lo so. Allora, hai, allora, i due piccoli, hai due piccoli, due grandi, quello sull'acqua. L'altro leggero, quello piccolissimo. Ah, sì, è vero. Sì, poi ce n'è uno gigantesco. Sì, due grandi. Tipo Boeing, tipo quelli internazionali, no? Tipo il Boeing. Porterà 50 persone, quello almeno. Possiamo trasportare mezza città con quello. Sì. Riesci a mettere una posta vera qui su qui? Sì. Elicotteri si riesce. Ce n'è anche un altro, sono due gli elicotteri del sistema. Allora. Diamo tutto. Speriamo che non tocchi il codice sbagliato, faccia esplodere tutto l'elicottero. No, c'è il manuale, c'è il manuale. Oh, ma che bello. Funzionante. Io ho una paura quando si alza questo elicottero qua. Abbastanza. Quando tocca la testa sulle vale. Wow, che forza del pensiero. Ti lascio anche questo, ci devi guardare un pochino. Ok. Guarda quanti soldi che fa oggi. Oh, mi stava chiamando. Pronto? Ellie? Mi senti? Sì. Ascolta, mi ha chiamato il numero di Gaetano, il pescatore. Sì. Cosa cazzo è? Sì. E mi dice: salve, le ho detto, dimmi Gaetano. No, non sono Gaetano. Io, ma se mi esce che sei Gaetano? No, sono il nipote. Benjamin. Senti bene? Benjamin. Dicendo che vuole farci un'intervista, che voleva fare a me un'intervista, visto che Gaetano gli ha detto che noi ci lamentiamo sempre, che il Mojito non lavora, che non lavora bene, e gli ho detto assolutamente no, chi ti ha detto queste cose? Mio zio. Gli ho detto allora, dille a tuo zio di dire me ne stronzate, magari di evitare di farci perdere tempo così. Sì, sì, hai fatto bene. Cioè, ma che cazzo, da dove è uscito mo Gaetano? Gaetano, sì, ma ho visto, diciamo, questo qui, questo Benjamin che è tornato così. No, ma adesso mi ha mandato un messaggio, sono Gaetano, cosa ti ha detto mio nipote? Ma che cazzo ha, soffre di doppia personalità, non ho capito. Sì, vabbè, guarda, io non me ne frega niente. Comunque, no, vabbè,
Fai come vuoi, cioè... Va bene a dire di no. Vabbè, no, scusa se ti ho disturbato. Ciao, lì. Cuore. Ciao, ciao. Aspettate. Ma l'ultraleggero funziona? Come aereo, Orlando? Adesso ci guardo. Perché magari quello può ripararlo, lui che è più piccolino. No, no, non credo. Ma gli aerei, dai, zero. Voglio vedere se si può ci separare. Credo che stiamo proprio... proviamo, dai. Anche io vorrei guidarlo l'ultraleggero. Vuole provarlo. Ma io ho proposto di fare tipo un evento in cui chiediamo scusi, firmo qua, comune, se si può averne qualcuno in più e... Fare prove. Per girare tutti, cioè, tutti quanti quelli che vogliono, partiamo da qui, si va tutti assieme e... Quelle della leggeri? Sì. Sarebbe figo, no? Sarebbe fighissimo. Potrebbe essere sulla strage, però... Potrebbe essere la strage mondiale, esatto. Sì. Ma quell'aereo lì che è proprio sopra il garage? Quello di prima. È proprio sopra il garage? È quello di Severino. Un po' sopra il garage, non riuscivo mai a tirarlo fuori. No, appunto. Bisogna chiamare qualcuno del governo, prova a chiamarlo. Niente, papà. Il resto delle di Severino. Un attimo, proviamo a chiamare qualcuno del governo che possa tirarcelo via, ecco. Non so se c'è qualcuno del governo. Provo. Ma vedi tu. Non è riuscito a parcheggiarlo, giusto? E non è... No, no, qualcuno ha l'ascendino? Io. Cazzo, c'è la gente che poteva rubarmi l'ascendino. No, figlia di merda. Ma... Vabbè, quindi non è rotto quantomeno. E niente, distruzione. Adesso vabbè come lo parcheggia, però. Adesso vediamo come sta. Vabbè, là può parcheggiarlo pure nel parcheggio degli elicotteri, quello. No, che ma piccolino. Tanto possiamo anche distruggerlo, cioè, nel senso, secondo me esplode. Guarda. Sempre che non precipita da solo. Infatti. È un pazzo, Orlando. Guarda, Oddio. Kaboom. No. Cosa ti stai fumando? Erba medica? Sì. Un po'. Sì? No. Direi di togliermi da qui, No, non farei mai in tempo, No, non passarmela, non voglio io. Perché no? È buono, la pastellina, Lo so, ma non mi serve ora, magari un'altra volta. Frena! Ma che te che ti metti sotto così? No, comunque questo non ha bisogno di riparazioni. Mi sa che su qui ti conviene parcheggiarlo. Oddio! No, piano, ma che fai? Stavi lontano, non spingere. Mi sa che su qua ti conviene parcheggiarlo al parcheggio dell'elicottero, perché non so se riesci a metterlo qui. Ma volete che questo qua lo spingo via? Non puoi. Sì, con il mio camion. Lo spingo via. No, non farlo. Vado a prendere John e torno. Okay. Così va bene John, ok. Allora, vi saluto. Arrivederci. Willy. Dov'è John? È a palito. Ai. Grazie. Andiamo tutti insieme, no? Va bene, allora aspetta, metto via la mia macchina. Andiamo a prendere John sul palito, dai. Sali, Orlandino. Hai pagato il meccanico? Sì, ho già pagato. Perfetto. Tutto. Dai, offrimi due bistecchine, andiamo sul mojito. Andiamo a paletto, adesso vediamo dove ci fermiamo. Andiamo a paletto, va bene. Ci fermiamo magari al mojito? Ok. Sì. Vabbè, prendi anche Frank se voleva venire. Papà, hai fatto il foglio per Elisa? Papà? Orlando! Dimmi, Willy, scusi, stavo pensando ai cazzi miei. Come al solito, hai fatto il foglio per Elisa? Ho fatto il foglio,
ci sta molto tempo, purtroppo devo prendere gli inchiostri giusti, si capisce, capisci. Io lo preparo per stasera, se riesco. Elisa, ci sei stasera? Sì, oggi è l'ultima, stasera è l'ultimo giorno, poi domani mattina sto ancora qua, forse se sono fortunata ci becchiamo, altrimenti parto domani mattina e non mi vedete neanche. Avete da bere qualcosa, per caso è una spaghetta? Sono mojito, va bene, dai. Provo a chiamare Poletta, che mi piace per rispondere. Ma me l'hai passata, me l'hai passata. Ok. Sì, a chi passarla adesso. Vabbè. Sì, mi grazie, caro, grazie, figliuolo, ti voglio bene. Chiedi a Poletta solo per entrare nella famiglia. Beh, sai che ci stiamo provando perché ci manca l'asiatico. Poi pure il dottore e lui in uno. Avete tre donne nella famiglia, tre donne, no? Tre ragazze. Sì, sì. Ma infatti è adatto per far loggia, pensate in proporzione. In proporzione in città c'è tipo il 5-10% di donne. Nella nostra famiglia il 30-40%. Da noi si scoppa da Dio, che caso. Sì, sì. Possiamo fare delle pulizie pazzesche. Delle pulizie pazzesche. Sì, sì, è scopato così fa pulizia. Ma... c'è anche Tyra, c'è anche zia Tyra qui. Oh, che bello, sarà contentissima. No, dobbiamo prendere John, ci siamo dimenticati. Ma devi venire qua, no, è a paletto, È piccolissimo, paletto. Vado a prenderlo con la tua macchina. Ah, vai. Ciao, Tyra. Ciao. Ehi, Tyra, come va? Una merda. Vuoi una merda? A posto? È aperto, mi sto pisciando sotto. Minchia, se la fai fuori dalla vetta ti ammazzo, là, C'entra il buco, mi raccomando. Dai, c'entra il buco. Corri. Cazzo, devi marcare il territorio, ma... Vado un attimo al magazzino, io prendo te la roba. Ciao John. Hello. Yo. Apriamo un po' il mojito, Tyra? Sì, sì. Tanto siamo qui in tanti, possiamo farlo, dai, ora. Mangiamo qualcosina, offre il capo famiglia, venite. Dov'è Polenta? Chiamate Polenta. L'ho accompagnato a Senni. Ah sì, Vabbè, offro alla famiglia, ci sei solo tu, Elisa. Vabbè, offro io? Va bene, offro io. Offri tu, Elisa, vabbè, oh, che carino. Allora, una bistecchina per Orlando. Una bistecchina per Willy. Sì, grazie. Io però avrei molta sete. E una bistecchina per John. Ciao, Acrelia, buongiorno. Beh, guarda, c'è anche il culo che te l'ha da pure te, yeah. C'è più cazzo. C'è una limonatina, una bevuta, qualcosa di sete io. Sì, dai. Grazie, gentilissimo. Guarda qua. De-
chiamo per più? Sì, io stavo adesso sulla porta. Oh, grazie, sì, forse è meglio. Sì, sì. Potrei dare lemonade? Sì? Sì, prendo i soldi. No. Vabbè. E ho capito, lavorate? Un po' troppo, forse. Anch'io. Dai, se non ho capito. Forse potresti essere approfittando un po' troppo se ti prendi anche i soldi. Vabbè, infatti... Ciao, Craglia, buongiorno, buongiorno. Oh, cioè, io bene, non posso pagare comunque $1000 per il lancio a voi, mica roba da poco. Sai quante cazzo di bistecche mi ha fatto pagare? Tutto bene, tutto bene. Una volta non avevo un dollaro, me l'ha fatto prelevare, cacciarola. Già, Orlando. Ma lì non eravamo ancora in famiglia, insieme. Ma che cos'è quel gioco là, scusate? È un gioco... un gioco, videogioco. Ah! Ma... videogioco, Non può arrivare così, la gente si vede e si ferma. Esatto. I locali bisogna stare all'aperto. Io non ho il numero di Takeshi? Ma io non ho il tuo numero, Willy. In effetti anch'io non ho il tuo. Ok, dimmi il tuo. Dovevi parti? Vabbè, 983-1199. Ok, il mio è 478 4418 478 4418, perfetto. Sì. Ecco qua. Sì, perfetto. Perfetto. Guarda che sta facendo, giocando ai videogiochi. Sì. Si pensa giovane. Ecco Totò. Tornato alla guida. Oh, yo ping. No. Tutta gialla. Troppo giovane. Mi sa che il carico è arrivato? Sì, l'ho chiamato. Oh, ottimo. Vai, vai Toto, vai. Ecco, segni di freno. No, così bello. Vai. Oggi sono 50? Toto? No. Ah, oh, ottimo. Vabbè, ah, sei piena, quindi. Sì, sono piena di roba. Dimmelo prima. Quanti chili porta sta macchina? 18. 18. Interessante. È buono, dai. Zoom. Ma poi è carina, no? Vedremo. Io non penso, perché tanto non ordino più nulla io. Oggi ho finito di non ordino più io. Domani ordino di verdi a Tyra. Quanto è portato in totale? Totale in teoria dovevano essere 50, siccome l'ultima volta ci avete dato anche il l'extra per il 100 pezzi, ne ho portati 150. Ok. Quindi da pagare il totale dovrebbe essere. Grazie mille. 18,750. Grazie mille Strash per il ride. Dammi il codice fiscale. 64 Liban. Nunzio 22, grazie per il follow. Franz del Mara Quadretti, grazie per il follow. Grazie a tutti. Buongiorno. Ciao Totò, come stai? A posto? Lo sai, mi sono comprato il suo mezzo. Lo farò. Grazie, grazie mille Strash. Che c'è il mezzo? Un balcone, grazie per il follow. C'è presente l'altra volta? Sì. L'ho comprato uguale. Esatto. Grazie per il follow. Sarà farlo uguale al tuo. Grazie a tutti, grazie a tutti, veramente. Se c'è a scappo, così come vanno a prendere a te. Arrivati? Cosa? Ripetilo, non ho capito bene. Tutto arrivati? No, niente. Sì, arrivati, grazie. No, non ho capito così detto, tutto puoi ripetere. Grazie mille, grazie a tutti per il follow che hanno messo, grazie mille. No, l'ho comprato ieri sera, quindi. Ok.
Ok, perché altrimenti registravo tutto brutto. Falco pezzo bianco, di merda, vuoi farmi fottere? Ho capito. Questo lo scoprirei quando ti troverai la polizia dietro la porta di casa. Ah, così me lo dici, va bene. Niente. Figliuolo, figliuolo, ti avviso, segna già tutto. C'è Totò che ha comprato un track uguale al mio perché ha detto che vuole farlo uguale al mio per farmi incastrare da voi. Perché se secondo la tua, ok. No, no, ha comprato un Marshall uguale a Tornado. Ah, ok. Quella è tornata, sì, una una regina, ok. No, okay, secondo te, grazie mille per ci vediamo tra 11 giorni quando andrò, quando tornerò dalle vacanze. Comunque, io questo qui te lo segnalo e spero che lo teniate in considerazione. Dimmi, ho trovato la soluzione, fatti il Marshall giallo. Il Marshall giallo, giallo. Ah sì, brutto bastardo. Grande, grande figliuolo, bella idea. Sono io a fottersi tutto. Un balcone, grazie. Signori, ci vediamo. Io vi saluto, che inizio ad avere un po' di sonno. Marco, grazie per il pomeridiano, sapete l'età. Vado in Toscana, vado. Parco bianco, vado in Toscana, vado. Sentemi bene, un saluto. Dove vai, Orlando? Ma che se ne va così? Mi diamo un passaggio il mio, dai. Sai che mi sei già accompagnato. No. Orlando, vado. Dai, ci volevo prenderti un passaggio, figliuolo. Sì, ma anche a me serve. Dove devi andare? Sì, io come ho il camper, dovrei averlo qui. E ci faccio a posto? Dai, ti porta. Grazie. Al garage dovrei avere posto, dovrei avere il mio camper. Andiamo. Ti porto al garage qui di Paletto, c'è il camper. Anche io forse c'è qualcosa qua. Sì, garage. Grazie. Ah, è toscano, ma quando? Bene, bene. E scusa, ma hai detto che non ci sei, quindi Elisa, domani? Domani mattina forse sono... Se riesco, forse sono ancora. No, ma dove vai dopo? Scusa, perché non ci sei? Vado in vacanza, cioè teoricamente vado in vacanza, ma cioè, in teoria vado a New York, non è tanta vacanza. Ah vabbè, vai in vacanza comunque. Allora stammi bene. Cioè, non sono qui a Los Santos, vado a New York. Vabbè, Orlando. Stammi bene. Orlando, Orlandino, ma... Un abbraccio. Stasera ci sei, stasera? No. Ma? Spero di esserci, vorrei darti tutti i documenti, figliuoli. In caso ci salutiamo qua, ci vediamo tra 11 giorni. Sì, stammi bene. Certo, certo. Ciao figliuoli, statemi bene. Io resto da qui a romperti le palle. Una cosa, la Dark Chat l'avete mai usata? Dark Chat, no. Per cosa? Per fare la checkette in pema, allora. Cosa super importante. Come si chiama la Dark Chat? Allora, creiamo una Dark Chat, la chiamiamo 1, 2, 3, C e C. 1, 2, 3, check. 1, 2, C e C. Cazzo, io ne ho già aperta una, come faccio a chiudere la mia Dark Chat? Ma scusami, non... testo destro, che c'è la canale. Così? Sì. Solo check alla fine. È vero, solo check. Solo check. Proviamo a scriverci sopra. Vedete? Sì, ecco. Benissimo, sì. Ok, sì, usiamo sì, però come... Dobbiamo scrivere però. Allora, questa qui la utilizzerò per le riunioni di famiglia quando c'è bisogno, ok? Quindi avvisate gli altri figli. Ok, però devo mettere... Una con un nome più... Sì, sì, no, ma cambiamo nome, questo fa merda. Ecco, questo fa cacare. Allora, chi è che sta scrivendo Borrello? No, non fate gli stupidini, però, ragazzi. Era Borrelli, che sia. Borrellone. Allora, pensiamo a un nome segreto da tenere per la famiglia. Esatto. La Cecchetti Spam. Sì, un po' sì, lungo. Ma ce lo trovano facile, così dobbiamo trovare un nome che neanche per sbaglio lo può conoscere. The Fem. Famiglia Borrelli. Cosa? The Fem? Famiglia Borrelli. The Fam. Famiglia Borrelli. The Fam. The Fam. No, ho scritto quella farm. Di. The Farm? D-E-Fam. D-E-Fam. Sì, 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 bellissimo. Bravo, bravo. D-E-Fam. Tutto attaccato. D-E-Fam. Sì. The sì, Fam, sì. In pratica. Sì, sì. The Fam. The Fam. Così? Sono arrivati? Sì, perfetto. Sì, sì, bravissimi, bravissimi, così. Ok, ragazzi, ditelo a tutti i figli. Ok, però dobbiamo tipo... Sì, ma ragazzi, ma non fatelo squillare, basta, ho capito le funzioni. Porca puttana, di 3 secondi un messaggio, questa roba.
Però... Allora adesso sono il primo che tira fuori il cellulare, gli arriva un pugno in faccia perché so che è lui. Willy! Willy, sei tu? No. No. Vabbè. Vi saluto ragazzi, ci aggiorniamo. Ciao. Buona giornata, buon appetito. Basta, chi è adesso che c'è? Oh mio Dio, ma che volo! Oddio! Tutto bene, cazzo, dovevi fare un volo! Che mi hai fatto fare? Porca puttana, questo è il pugno del padre, sappilo! Se si fate le cose, stupidine! No! No! Aia! Beso! Dovete ascoltare il capo famiglia. Aia. Vi saluto, giovani, statemi bene. Sì, no! 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 Mi spingo entrambi per terra, avete visto che forza che c'è il padre? Oddio, l'elmetto, non ti ho mai visto senza elmetto. E niente, vuoi che ti strappo subito i foglietti dell'adozione? No, non puoi. Sì. Oddio, il camper davvero, c'ha. Che un camper, se vi dico che dormo in camper, dormo in camper, perché mi avete preso. No, è un ferro rotto davanti. Punti di vista. No, veramente, qua è un ferro rotto. Dorme in camper davvero il nostro padre. Pezzo di merda. Ti senti prendo. No. Ciao. Sta giocando l'eredità, mi sa. Esatto. E vabbè, dai, c'è Robert. Dai, dai. Ma... Ciao, ciao. No, ma Morelli! Ma... tu vai via adesso? Basta! Chi è che continua a scrivere? Sì, che è lui. Ok, tu cosa fai adesso? Sì, vado a mangiare anche io qualcosina. Ah, va bene. Allora, Willy, mi abbraccio. Ma penso comunque che tu ci sei oggi pomeriggio, stasera, ecco. Sì, 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 sono sia pomeriggio che sera. Ci vediamo, dai, allora. Certo. Ciao. Dopo. Buon pranzo. Per te. Eccomi. Andiamo, mamma mia. Sì. Abbiamo un padre pazzo. Io andrò a curarmi adesso perché mi ha tirato un pugno fortissimo. A me pure. Dov'è che saranno i medici? Vabbè, andiamo al monito intanto, vediamo un po'. Ma perché nessuno usa la scorciatoia per questo giro largo? Sì. Che divertimento, io mi ero troppo con Orlando. Ma? La macchina di Taira! Ma? Non l'ho presa! Ciao Strash, grazie ancora per ride. Scusa, hai visto che ti ho preso la macchina? Sì, di brutto pure. Io no, no, niente. Io l'ho bodycam attivo e preso... non l'ho preso. Vuoi Toto? Un attimo che sposto sì. La macchina. Io non l'ho presa. Ciao Strash, grazie ancora, ci vediamo, buon pranzo. Ma Borrelli, anche a me è la sua stravaganza, perché a me se la divisa dopo un po' mi ha fatto proprio un cazzo. Ma sto scherzando, cioè. No, va, so. Se vuoi ti chiamo il meccanico, no, ma no. Sì, guarda, annunzio, ottimo inizio come famiglia. Con Orlando siamo messi bene. Sì. Sì. Io dovrei anche un po' vendere perché c'è tipo un magazzino pieno di roba. Sì. 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 Ragazzi, vi ricordo di fare punto schermativo Discord per non entrare nel mio Discord se volete. Mi collegare al link e fare punto schermativo YT sì, per collegarvi al mio canale YouTube. È vero, per vedere le repliche di tutte le live che faccio, di tutte le cose che faccio e delle live passate. Le carico tutto su YouTube. Quindi mi raccomando, punto schermativo YT e punto schermativo Discord per entrare nel Discord. Sì, così prendo la bodycam. E poi vado a prendere la bodycam. Crelia, guarda anch'io, veramente mi spiace davvero un sacco di andarmene. Lo so, ma bodycam sì. Mannaggia, non l'ho visto. Sì, ma bodycam sì. Ma Totò, ora vai, torni in palestra tu o cosa? Che senso? Perché hai saputo che sei in ospedale, hai perso un po' di forza, no? Prima devo vedere se ci saranno altri problemi o meno. Se ci saranno altri problemi, inutile tornare in palestra, se tanto tornerò in ospedale. Ma che vuoi diventare sempre più scarso? E che devo fare? Quanti chili sollevi la panca ora? Ora totale senza, vabbè, senza la colla che ho qua, esatto, 66. Vabbè dai, non è iniziata anche bene, dai.
Ma se non mi sono d'impresso mi sa che andrò io in quella comunale, va. Ma perché non vai a chiedere a Steve? Scusami, ti ha l'abbonamento gratis lui. No, non mi piace a me avere le cose gratis, capisci? Quindi andrò in quella comunale e basta, vado libero, tranquillo, naturale, ecco, come ho sempre fatto. Però la palestra è naturale, natural palestra. Che livello sei? Sì. 70, sempre. Anche quello con la moto FG tondo. Orgivo. Chi? Ah, c'è uno con la moto verde che ha fatto reato lì, è girato, ha rigirato e ha parcheggiato. Oh yes, ero ancora di lì. Eh sì, giustamente è funzionato. Sì. Vabbè, andiamo in ospedale? Sì, guarda, sì. Va bene. Andiamo in ospedale, che dobbiamo farci curare, perché piani sono tirati un po' a pugni giù al parcheggio, quindi... Non si dicono pugni. Infatti, Vabbè, Pacche, in amicizia. Sì, in famiglia, dai. In famiglia. Esatto, pizzicotti, andiamo... pizzicotti. Ecco. A che ospedale andiamo? Downtown, eh? Quello là è quello aperto, sì. Sì, vabbè, chiamo Takumi, se vuoi chiedere dov'è? Vabbè, io mi sono... Vado un po' sì. Oppla. Takumi, ciao. Senti, sì. Dovrei prendere un po' di ghiaccio e un po' di un bendaggio e un po' di ghiaccio per una botta. Sei in ospedale? Sì, perché? Downtown? Sì. Va bene. Allora passiamo. No, perché ti ho detto già perché mi serve. No. Un bendaggio e un po' di ghiaccio, ecco, perché mi sono fatta un po' male, ma che botta preso. Va bene. Okay. Ciao, allora ci vediamo giù a Downtown, ciao. E andiamo la polenta, come lo chiama Orlandino. Cazzo, non vedo l'otto, ciao. Mamma mia. Acrelia. Non so Valeria io. Io mi mancherà Valeria. E spero di tornare che ci sarà ancora il server on. Oddio, via. Danny. Pronto? Ma vuole denunciarmi, Takumi? No, perché? Ah, ok. No, perché mi ha chiesto se fossi io quello che gli ha tagliato la strada mentre era in moto. Ah, buono. Mannaggia, ma è lui quello lì? Sì, teoricamente sì. Ah, e niente. Vabbè, allora ci vediamo giù. Ciao. Oddio, non so. L'ospedale che dopo tutto il divertimento c'è stato a tirarci pugni e quant'altro, ovviamente ci sta. Ci facciamo anche male, quindi. Cioè, veramente, queste macchine sono sempre i vetri sporchi, ha ragione quando dice Marco. Orlando dice che ho i vetri sporchi, cioè. Lo spero anch'io, credo che non ci sia il wipe nel periodo in cui ci sono via, perché mi dispiacerebbe tanto perdermi il wipe, perché sarebbe il primo evento wipe che mi perdo per colpa delle vacanze, ferie, perché me lo sono sempre... Se me l'ho fatti tutti, li ho fatti, dal 6, 7, 7.5, 8, tutti me li sono fatti i wipe, tutti gli eventi. Il 7 è quello con le scimmie, il 7.5 è quello del muro, l'8 quello della guerra e il 9 vorrei vederlo, ecco. Ah, Dio mio, indipendente dal morito in. Sono riuscito ad arrivare a livello 40 di produzione della carne, mannaggia, non riuscirò mai ad arrivare a 60, ci sarà il wipe prima.
Belfa, Belfa, cancellare le server, cioè, sì, può darsi che nei prossime settimane ci sarà il wipe totale del server. Sì. Sì, aspettiamolo. Ok. E può darsi che ci sarà il wipe del server, ovvero che cancelleranno tutto il server e le storie che ci sono. Sì. E quindi si dovrà incominciare da capo. E spero di non perdermelo. Ciao, sono Benedetta Parodi, mi saluti PF. Ciao, Sissio vecchio. Guarda, sinceramente il primo wipe è sempre il più brutto, perché ti inizia a divertire nel server e non vuoi più che finisca. Però dopo un po' inizia a essere anche una cosa abituale. Oddio, inizia a essere una cosa anche un po' abituale. Sarà il tuo primo wipe che vedrai questo. Spero che sia un buon evento, spero che sia un bel evento, perché lo scorso evento, lo scorso wipe a me veramente mi è piaciuto davvero tanto. È iniziato a diventare un po' noioso perché è durato una settimana. E il bello è che io in quel periodo durante il wipe io sono pure partito, cioè sono andato via dei 4-5 giorni, sono tornato e ancora c'era l'evento da fare. Quindi io non lo sono neanche perso. Alla fine spero di non perdermelo, perché mi sono divertito davvero tanto, perché mi è piaciuto veramente, mi sono anche emozionato perché il finale è stato bellissimo, perché hanno fatto tipo una schermata di una console, di un server, con scritti tutti i nomi dei personaggi e tipo preparazione wipe, 2 punti, iniziazione, 75%, 25%, 50%, 75%, 100%, poi tutta la lista dei personaggi che veniva tipo Emily Wilson, mio vecchio personaggio, tipo Emily Wilson cancellato, tipo adesso mettiamo esempio Elisa Smith cancellato, Valeria Sartora cancellato, Danny Borrelli cancellato, Orlando Cecchetti cancellato, e fino a così tutti i centinaia di player che sono mai entrati nel server che erano ancora in vita. È stato veramente emozionante perché vedi tutti i nuovi cancellarsi, e poi dopo finito fa operazione riuscita e poi tac, il server ce l'ho kickato dal server, poi tutti i wipe. È stata veramente una scena veramente molto molto bella, mi è piaciuta davvero tantissimo e spero sia una cosa molto bella così. Ma no, il wipe sarà fra un bel po', però di Ciro. Allora, ci sono voci che dicono wipe durante il mese di agosto, wipe nel mese di luglio, vedremo qual è la ragione. Non Sissio vecchio, ma Benedetta Parodi. Ebbene, Benedetta Parodi. Belfa86, grazie per il follow. Ma come funziona? Io è il primo personaggio. In che senso come funziona, Belfa? Aspetta che... tolgo il modificatore vocale per parlare con voi in live. Così almeno mi sentite bene con la mia buona voce e tutto, quindi... così non mi dà fastidio. Come funziona? In che senso come funziona? È il tuo primo personaggio? Vabbè, tanto il wipe come funziona? Si farà un evento... ci sarà un evento che ha della durata media di qualche giorno, solitamente dura dai 4 a una settimana, 2, in cui, grazie per il follow, not blackout, blackout, Danny qui fianco a me, solitamente fanno un evento in cui c'è l'RP, si scombussola tutto, ovvero che non c'è il normale RP in cui tu vai in ospedale, aspetti il medico. In cui tu vai tipo in ospedale così, o vai in giro a fare RP con gli altri, lanciare dell'aereo. L'RP si scombussola tutto, ovvero o c'è un evento catastrofico, oppure c'è una guerra, una crisi economica, una rivoluzione, un'invasione. E sembra una cosa molto molto surreale, ma anche però non se per forza surreale, una cosa che può capitare anche nel mondo reale, guerre eccetera eccetera, che però stravolgono l'RP di tutti. E sì, lo so che ho detto senza verificatore, per quello ho bisbigliato, perché non voglio far sentire, perché poi quando mi sbiglio posso sembrare la voce di Lisa, può sembrare, quindi. E quindi c'è questo stravolgimento di RP che ti porta pian piano tramite eventi, tramite evento, tramite giorno dopo giorno, ti porta all'ultimo giorno in cui succede l'evento principale che wipe il server, ovvero... esplode una bomba, oppure uccidono una persona, o uccidono tutti,
Pronto? Oppure come lo scorso wipe, il nostro il medico, l'ingegnere, quello che lo scienziato che ci ha creati ha cancellato tutto per il pulsante. Hai pianto per vedere la live, Crelia? Ma tu l'hai vista la live dello scorso, dell'evento wipe scorso, vero? Allora Ciro, allora arriva Ciro e sarà a settembre. Vedremo, Blackout. Io spero comunque che ci sia a settembre, cioè che sia più tardi possibile, perché non voglio che finisca ora, perché mi sto divertendo ora che è iniziata questa storia della Cecchettis Family. Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente meraviglioso continuare, veramente mi piacerebbe tantissimo continuare con la famiglia dei Cecchetti, così divertirmi dopo giorno e partire sti 11 giorni a fare il wipe. Mi dispiacerebbe avere un sacco, perdermi l'evento e non essere con la mia famiglia, o meno godermi con RP, la mia famiglia in RP. Secondo me per l'evento toccheranno i buchi neri e fantasma, è probabile, l'hanno già fatto durante il wipe, ma quello lì è stato l'evento di mezzo metà wipe. Come lo scorso wipe hanno messo, ci hanno buttato l'acqua fino a invadere in mezza città, questo wipe ci hanno messo i buchi neri ovunque. Cosa fate qui? Hai visto la wipe da Marcello, lui. Sì. Ok, ecco un attimo che devo mettere il modificatore di nuovo. Oh. Ah, B, perfetto, ok. Ok, Takumi è andato a cambiarsi. Sì. Vedremo cosa ci aspetterà e vedremo quando lo faranno. Io sinceramente spero di che non lo facciano questi 11 giorni che io non ci sono, perché sennò mi dispiacerebbe davvero tanto. Contare il fatto che lo scorso wipe l'ho fatto da medico, era stato divertente. Eccomi. Tipo, mi sono emozionato quando ho iniziato a parlare lo scienziato lo scorso wipe fino alla cancellazione. Sta molto bello, te. Eri fuori servizio? Eh? Eri fuori servizio? No, perché? Ah no, perché eri visto così, quindi pensavo. Mamma mia. Ok. Mi metto vicino a te. Che hai fatto? Niente, diciamo che ci siamo tirati dei pugni, dei spintoni e siamo cogli a terra un po' tutti a festeggiare la creazione, diciamo, tutta la famiglia Cecchetti. Tieni il ghiaccio in faccia e tiesto ghiaccio pure a te, almeno. Ok. È stato bello, non ho apprezzato molto la settimana in cui si sono scannate vicende, perché è stato bello. Allora, è stato ben... Allora, vedi il fatto, è stato scannato, è stato stravolto l'RP da un RP statico a un RP di violenza. Perché hanno, quando hanno fatto tutta la questione delle guerre tra fazioni, colori rossi, verdi, gialli, eccetera. Tipo la moto, magari le facciamo male dietro. Trash, faccio così, guarda. /E, sit c'è 3, metti numero, 1, non c'è, 2, 3, 4, 5... Io faccio il 3 perché è più bello. E ADV, ADV, così ti vedi la tua ombra, vedi? E te la sposti, vedi come gira l'animazione? Vedi? Così è per accettare, vedi? E quindi no. Quindi c'è sopra in alto a sinistra, c'è scritto cosa devi fare. Premi il tasto destra del mouse e ti ruoti il PG e te lo sposti in base a come vedi. E diciamo... E poi premi il tasto sinistra del mouse per fare l'animazione. Quindi io mi sistemo qui seduto e tac, mi siedo ora. Tac, perfetto. Oppure anche se faccio tipo, mettiamo esempio, arrivo subito. O tipo se faccio anche qua, vedi la sedia. È un po' difficile sedersi perfetti sulla sedia, no? Quindi io mi metto così, mi sistemo così. Tac. E mi siedo perfettamente sulla sedia. Sì, lo so, se la DV è buggato, ti fa sedere nel terreno. Esiste da circa un mese e due, quasi, Strash. Andiamo? Sì. 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 Sì, col canocchiale.
Andiamo sopra a letto, cosa facciamo? Perché io tra poco vado a pranzo. Ok, dove vuoi guarda? Teniamo su, sì. Nella macchina qui davanti. Sì, abbiamo ancora di vita come in caso. Per tutte le animazioni, anche lo slash e Lean 3, anche ADV, vedi, anche per appoggiarti funziona. Per tutte le animazioni, vedi, tipo ti appoggi la macchina, tac, vedi, funziona così. È molto bello. Vale per tutte le animazioni, sì. Devi, le animazioni sono tutte queste, funziona su, con tutte le animazioni queste qua. Con tutte le animazioni Y funziona. Con tutte le animazioni Y funziona. Basta che ti fai tutto il menu Y per vedere quali ti piacciono e te le sistemi, te impari i nomi di come farli e... Ti passi tutto il pomeriggio, scorrati la Y per vedere tutte le animazioni e ti salvi magari su un foglio cosa... Ti scrivi su un foglio cosa è, varie animazioni e così le usi. È comodissimo, proprio veramente molto molto comodo perché ti puoi fare, puoi metterti in posizioni perfette senza smadonnare, per poterti mettere in perfetto, ecco. Comunque stasera Maxi festa di addio, cioè di arrivederci, si spera di vederci e non addio perché di Elisa a casa di Jack. Ah cazzo, ma è Valeria? Adesso non c'è mai Valeria. Devo chiedere a Valeria se Jack ha chiesto Jack per la casa. Lo speed date a me no, sinceramente non me ne frega sta nascita. Però no, cioè stasera faccio la festa per salutare Elisa, saluta gli amici, facciamo una festa. Faccio una festa, Elisa fa una festa, saluta gli amici. Ah, pisce che è 95. Ciao Totò. Ora non trova la mamma, sì. Certo, però ho paura che adesso speed date si presenteranno solamente maschi, ho paura, questa paura qua. Cioè, faccio un giro di vinita di tool perché devo fare. Devo svuotare un po' il magazzino. Io perdo la macchina. Cosa la prendo in affitto, Totò? La villa? Sì, chiedo in prestito a Jack la villa. Ah, la mamma la prende in affitto. Ai ai ai, la madre in affitto no, Abbiamo bisogno di una mamma che ci sia sempre. Anche se però trovare una vecchietta come che stia con Orlando è un po' difficilotto, è un po' difficile trovare una vecchietta. Ma dato che tipo non mi ci sarà neanche per il niente proprio zero, mettiamo tipo 120 pezzi e basta. Ok, perfetto. 120, tanto non so neanche se riuscirò mai a vendere, quindi. Io vado. Poi se non riesco a meno. Ho perso Danny per strada. Sì. Però madonna. Orlando, Strash, una volta c'erano delle persone che facevano i PG femmina, però vecchi, due anziane, c'erano due anziane una volta, però poi dopo hanno abbandonato il server, non giocano più ora, potevi fare coppietta con loro, erano due, potevi fare proprio le due mamme, Orlando e il marito fidanzato di due signore.
È vero che hai appena iniziato con Orlando, tu, è vero? Che mi ricordo che ci avevi provato anche, avevi iniziato a approcciare. No, bastarda infame, l'economia è cambiata. Vaffanculo, Pistachio 96. Sto a dar pose a Danny. No. Anche nonna Cheng ti andava bene, immaginavo. Ma cosa basta? Che non vedo YouTube da tipo 10 giorni, tipo una settimana che non vado YouTube, oddio. E dopo che sono stati questi problemi con voi grossisti, è tipo da domenica che non vado YouTube. Faccio un giro e basta, ma concedetemi un giro lo YouTube. Domenica ci sono andate, domenica che non ci vado, faccio un salto. E poi dopo, oddio, il mio microfono cigola. Faccio un salto lo YouTube per vendere 2 pezzettini di carne, di 120 pezzi, ce ne ho troppi, se no poi io parto, poi non ho. Sì, l'arrivo di Danny è molto fantastica. Uè, uè. Mi dà un fastidio la porta aperta della macchina che continua a fare. Quale? Ma. Madonna, se mi arrivava un pugno per sbaglio me. Ti facevo così tanto male che te lo ricordavi per tutti i giorni che me ne vado via. Sarebbe stato divertente. Jack ti tiene d'occhio. Ci arriverai, Totò, a livello 2 dei pacchi, dai, con calma. Poi tu fai pure esperienza alla vendita, dai, 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 non fare. Che ci arrivi a livello 2, ci arrivi senza problemi, che se pure fai pure esperienza quando vendi, magari faccio esperienza pure io quando vendo. Ma basta qua, Sara, anche tu dimmi che sono sempre a vendere. È la domenica che non vado allo YouTube, sono tutta la mattina a fare il RP con Orlando. Tutta la mattina a fare il RP con Orlandino, mio papà adottivo. Comunque ragazzi, fate tutti. Entrate pure tutti nel mio Discord. Ragazzi, entrate tutti nel mio Discord che se volete parlare un po' con me, intanto vado lì, mi butto nella libera e anche chattare e tutto. Comunque ragazzi, se volete entrare su Discord fate punto esclamativo Discord e collegatevi al mio canale, va? Che io vi aspetto il mio Discord, server Discord. E niente, adesso rivoluzione anti-Elisa e vende. Devo fatturare, fatturare.
Oh madonna, che sul cellulare mi chiamavano. Ciao, sono Jack. Pronto? Ciao, sono Frank. Chi è? Sono Frank. Frank? Frank chi? Il meccanico. Ah, Frank il meccanico. Ciao, dimmi pure. È aperto il mojito. E ora sono lo tool, però tempo di salire al mojito, forse sì, ti apro, ti vendo qualcosina, perché passano anche a pranzo. No, quindi era per perdere tempo. Ah, no, no, so no, no, perché sto andando via io a pranzo ora. Ah, poco. Bene. Va bene. Se c'è qualche locale aperto... Quest'ora è difficile che ci sia un locale aperto, guardi, sono salute a pranzare. Allora sa dove sono delle persone, magari. Guardi, sinceramente sono i tool, sono con uno sceriffo e basta, però stanno via tra poco. Ah, ok. Vabbè. Arrivederci. Arrivederci. Allora, Strash, Crelia è anche nella mia stanza di privata del Discord di Los Santos Life. Capitato tipo una o due volte che ha scritto nella chat e tipo una o due volte che è entrata nel canale vocale, veramente anch'io l'ho sentita, veramente l'ho vista pochissime volte, quindi se hai fortuna la becchi. Sì, ha fatto un po' di casino, prima Jack e poi Frank. È vero, bisogna spammare le post di Fix Family, eccetera. Ok, e io ho fatto. Basta che. Sì. Basta che non balli. Guarda qua. Balama. Ma. Ma io mi dissocio. Vabbè, andiamo. Opla! Hoppla! Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buona giornata, buonanotte! Ma come semino? Guarda come lo semino, sceriffo! Guarda come lo semino con la neon! E però lui in distanza mi riprende, lui in corsa poi dopo, perché io ho una ripresa pazzesca, ma poi lui in distacco mi riprende subito perché arriva a 200 km all'ora di suo Explorer. Mannaggia lui per i ziotti che vanno velocissimi. Guardalo come mi sta dietro, guardalo! Guarda là, guarda là! Non mi prende, non mi prende! Cazzo, mi sta prendendo, oddio! Come gli è scappato, Strash? Come hai fatto a scappare? Quel monster truck! Oddio, mi piglia! Oddio! E niente, mi supera pure. E niente, se lo pitto. Pum! Andiamo a stare lo pitto. Che volo che fa. C'è quella spiaggia. Brum! Ma no, non c'è più nessuno per fare RP, sono le una e poi io sono andata anche a cena, per sì cena, ciaone. Andare anche a pranzo, andare. Tutti sono a pranzo, i locali sono chiusi. Andare a positare. Ah! E niente. E niente. E niente, prima io poi lui. Niente.
devo riposare 20k. E poi madonna quanti soldi che c'ha. Mi vergogno io a vedere quanti soldi c'ha su... quando sono in live. E sì. Vediamoci, siamo qua, andiamo a vedere Danny che fa. Fermo! Polizia! Scendi dall'auto subito. Sì. Vabbè, io vado. Vado a pranzo. Hai distrutto l'Explorer, hai distrutto. Perché? Ha una botta qua e basta. Lo vedo tipo come un trattore, sembra abbia tipo... Ma? No, avanti è perfetto. Tipo, sembra abbia tipo il muso da trattore, sai quei musi da trattorino che hanno il muso piatto, no? Stretto? Sì, no, tipo... avanti è tipo un triangolo, il portabagli davanti è tipo un triangolo, da parabrezza entra un triangolo a quella punta. Ma da me è perfetto. E prima di partire la compro. C'è. Eh sì, giusto per sdraiarti, perché arrivi proprio giusto alla lunghezza per poter sdraiare fino a qui, perché qui ai lati è entra un triangolo. Ci metti, guarda qua. No, non che tiri un pugno poi... Ah, ok. Bisogna tirarsi un pugno per tipo... No, no, la posso andare il triangolo. Vabbè, ci vediamo più tardi allora. Va bene, dai. Ciao. Ciao. Ci vediamo più tardi allora. Ah, più tardi, dai, ciao. Ciao. È chiuso quindi. Sì. Adesso prendo anch'io sul disco a salutarvi, ragazzi. Ma che avata, ha sbattuto di nuovo. Ma? Ciao. Vabbè, ci vediamo lì, senza mia privata, che ci vediamo lì, ok, ragazzi? Oppla. Perfetto. Ok, questa è casa mia, la mia casettuccia, un po' ma tipo terribile dentro, proprio orribile, guardate. L'interno di questa casa è orribile, proprio. Io vado a c'è il magazzino di sta casa. Quelli stile. Ah, sa, dove sarà sta cosa qui io, perché mi interessa lei. Devo regalargliela. E poi nella mailbox qualcuno mi ha lasciato posta. No, vuoto. Opla. Opla. Vabbè. Carichiamo la texture. Ottimo. Va bene, ragazzi. Io direi che per questa mattinata può andare così. Sono tornato a fare un po' di live, giusto volevo fare una live oggi per potervi salutare, che vado via, poi parto, quindi fare un'ultima live prima di partire e magari dopo le vacanze tornare a fare live, se riesco la mattina, che sono meno player, laggo di meno, caro su mappa molto di meno, anche se ora comunque ho diminuito le qualità video. E che volete fare? Volete rimanere su GTA? Vi faccio un ride a qualcuno? Volete rimanere qui su GTA o dal GTA? Faccio un ride a Bloody Ice magari. Così rimaniamo sempre a guardare il server. Che vogliamo fare? Vogliamo guardare il server sempre? Veniamo qui? Ditemi voi, volete guardare? O niente, chiudiamo così senza raidare nessuno. Beh, io direi che possiamo anche fare un bel ride a Bloody Ice per poter stare sempre in tema. Flashlight, ok. Quindi vi ringrazio tanto e ragazzi ci vediamo tra pochissimo e ciao, ci vediamo domani, ciao, ciao, ciao a tutti.